Per i tuoi crediti FIFA 17, scegli i migliori, scegli i più veloci, scegli IG Vault. Link e codice sconto qui sotto in descrizione. E oggi non è un episodio della carriera come tutti gli altri, oggi è un episodio speciale perché per la prima volta in assoluto da quando faccio la carriera abbiamo un ospite e andiamo a sfidare la sua squadra. E quindi ve lo presento, vai! Ciao ragazzi, è un piacere essere qui a sfidare questo Sassuolo pazzescamente incredibile. Ho avuto la fortuna negli anni di passare dalla panchina del Sassuolo anche io ed è stata un'esperienza veramente incredibile, però oggi sono qui con la mia Roma a sfidare il tuo Sassuolo, Luca. Oggi è uno show continuo, come direbbe il nostro caro Om, e vi invito a passare qui sotto in descrizione dove troverete il suo canale nel quale è appena uscito il suo episodio. Quindi prima di vedere questo video mettete in pausa in questo momento, andate a vedere il suo video perché ci sarà l'andata sul suo canale e questo invece è il ritorno. Quindi capirete un po' tutto come è andata a finire la sfida. Esatto, se vuoi dire esatto. Qualche parola anche a te. Esatto ragazzi, è stata una partita veramente, diciamo, che sulla carta non ti aspetti, però questo è FIFA, no. Queste sono le carriere, che è tutta un'altra cosa, quindi è stata veramente veramente molto bella. Quindi andiamo a vedere come finisce il ritorno perché l'andata è stata spumeggiante. E andiamo. Perfetto, noi partiamo con il nostro 4-3-3 con Belotti falso 9 e poi sappiamo che come al solito dalla panchina ci sono gli innesti che ci fanno solo che bene. Che ho conosciuto, ho avuto modo di conoscere. Sì, sai di chi sto parlando. Esatto. Eccoci qua, il pericolo numero 1 si chiama Francesco Totti. Dobbiamo essere bravi a non lasciargli spazio perché sappiamo come è fatto Francesco in anni e anni di carriera. Lo ha già dimostrato, diciamo. Sì, diciamo che ha già fatto il suo. Dai, Diamara, facci vedere chi sei. Inizia a dirlo. Facci vedere chi sei, Gallo. Facci vedere chi sei, Gallo. Bella dentro così. Manolas. Usciamo palla al piede, grandi. Meno male che abbiamo fatto il blocco su Totti. Arbitro! Oh, bruttissima. Mamma fuori mia, tempo. Che segata. Ma vabbè, Daniele, è solo un tuo problema, perché io ti ricordo che ho Francesco Totti. Sì, però da lì se fa gol è bravo, Io ci provo. 37 metri, Io mi ritiro se fai gol da lì con Totti adesso. Attenzione, signori, 37 metri. Ti do la vittoria, Ti dico che Francesco Totti ha i piedi sulla lunetta, sul cerchio di centrocampo. Sì, appunto. Solo questo. No, è impossibile, dai. Io 37 metri. No! Perché hai tirato col mancino? Perché? Perché? Perché si è fatto male al destro. Adesso te lo faccio vedere se si è fatto male col destro. Totti, attenzione, prende la mira! Il palo! Mamma mia! Basta però, Totti. Mamma mia. Basta però, Totti. No, Totti è spaziale. Sì, sì, proteggila. Sì, proteggila. E poi appoggiati a Mimmo che tira. No. E poi ancora il Gallo. Oh. Ancora niente. Dai, Raja, svegliati. Oddio, ne ho ucciso uno. Sì, no, sì, no. Sì. Oddio, ma non ci credo. Quella non ci credo. Faceva male. Fai troppo muro con tutti i tuoi giocatori. Te. Vai, Gallo. No. Bellissimo passaggio per il carro armato addosso. Che ha i piedi quadrati ed esagonali. Per quanto è fisico, per quanto è tamugno, per quanto non è preciso. Senso della posizione innato per Daniele Rugani. Verticalizzazione sul Gallo, che va da Piazza, attenzione, Piazza, Piazza, che nella prima partita non ci è piaciuto e neanche qua, insomma. Esatto. Attenzione, Berardi, bellissima palla per Lucilio. No, non ci credo. Chesnice. Piazza, dopo un'azione così bisogna segnare, Piazza. Guarda che bello lo scambio. Continua a deludere. Continua a deludere. Non è in forma, Marco. Questo è un altro discorso. No, Thiago, perché? Dove vuoi andare? No! Attenzione! Troppo! È lì dello sì! Niente! Sì! Che cavolata incredibile che ho fatto. Ma che cosa cappellona, faccio? Cappellona. Non ci sta il tacco lì. Non ci sta. Vabbè. De Rossi toccata quanto basta. Capitano e capitano futuro. Il prossimo che mi segna è Florenzi, me lo segno. Se non arriva anche Totti, che non l'ha ancora fatto. Diavara, si appoggia. Ancora. No! Sempre noi. Dentro per Diavara. Diavara! Perché non sappiamo fare gol, ragazzi, davanti al portiere? Perché? No. Dai, Berardi. Dai, dentro così, per Belotti. Dai, arriva. Arriva il Gallo contro Manolas, lo sfida, strapotere fisico di Belotti, la mette dietro, bravi, non c'era nessuno. Come ha coperto, bravissimi.
Totti prova a impostare, ma con l'esterno, che palla! Eh sì. Mamma mia, Francesco, attenzione. Veramente una gran boccia. Sempre Thiago! Donnarumma! Brivido! Che Donnarumma! Ha fatto una gran parata qui, Gigio. Sì, salva il risultato. Col salva il risultato. Ah, Manolaschi, a 6 di tiro. Florenzi! Devi mettere... che immolata. Ah, questa l'abbiamo imparata da te. Chiudilo. Vai Mimmo, mettila dentro. No, ancora. Sì. Ah, scusa. Okay. Diawara, lo stop. Il tiro di Diawara. Prova che lì, Rugani. Vabbè. Proprio Rugani lì doveva esserci. Proprio Rugani. Se c'era Robin lì. Gli partiva via il ginocchio. Totti. Vai, Totti. Bravo. Che apertura. Che apertura. Buoni gli scambi qua. Bellissima. Attenzione, sarà sul mancino. Che cos'era? Perché? Sempre molto equilibrata però, sempre molto equilibrata. Sempre molto equilibrata, ma noi torniamo con il nostro rombo centrocampo adesso perché è quello 4-3-3 che ha fatto la differenza, esatto. Si fa fatica col 4-3-3. Piazza, a me dispiace, però insomma, non è che stai facendo benissimo. No, esatto. Non mi è piaciuto neanche troppo Diawara, quindi mettiamo dentro anche Pellegrini. La viene a prendere subito il Gallo. Ma che bestia. Poi dentro così per Mimmo Berardi, a centrocampo, può liberare tutto il suo potenziale. Attenzione, ecco Sturaro. Dentro subito per Robben. Robben, inventa per Sturaro. Non ci riesce, la palla è libera. Attenzione, Berardi, no! Giusto, bravo arbitro. Ma bravo un cazzo! Robben, Berardi. Ancora Robben. Sempre Robben. Madonna, Rudiger, una bella. La prendiamo noi? Non ci credo. A chi? Ancora. Dai, ma vacca boia. Non riusciamo a tenere un pallone. Totti. E poi la prende Totti, che sicuramente la sa domesticare. Berardi gliela sporca. Kubi, quanto basta. Belotti. Ancora. Dentro così per Pellegrini appena entrato. Florentino. A livello di passaggi Rugani oggi male. Copertura. Potrebbe nascere qualcosa di importante. Attenzione, Florenzi. Dentro l'area col destro. Dal mancino. La previsione? Esatto, attenzione, l'aveva detto. Qui voglio la clip a rallentatore marcata quando dici di Florenzi che avrebbe segnato. Il prossimo che mi segni è Florenzi, me lo sento. Me la sono gufata in una maniera che non ha senso. Mamma mia. Alessandro Florenzi, e segna lui. 12 seconds later. Cos'è successo? Perché mi dici attendi? Lagga, eh? No, sono stato disconnesso, porca puttana! Ecco. Aspetta, provo. Buttato fuori, no? Cazzo! Vabbè, amen, cioè, mi faccio 2 autogol e poi arriviamo al 60esimo. Ok, vai così, Belotti, Robben, la palla dentro, subito per Don Sa, che va a saltare, mamma mia, che stacco di Don Sa. Berardi, largo per Sturaro, ancora Don Sa. Quasi da falso 9. Attenzione perché Sturaro può pressare. Attenzione alla velocità. Aia. No, me la sono allungata. La sbaglia. Me la sono allungata per sbaglio. Esce così Rugani che non è più ammonito, magia. Robben, attenzione. Occhio. Robben, la mette. No. Basta, Manolas. Attenzione, possiamo... Ah, basta! Dovevo farlo. ci sta. Ma il cartellino dov'è? Cos'è? Il cartellino ci stava in realtà. Fallo tattico palese. Totti, attenzione, può scatenare il destro. Mamma mia! Francesco! Quando tira Totti non ci puoi fare niente. Entra. C'è scritto faccio gol. Come ha tirato? Perché c'è la pausa davanti? Bene, finisce qua. Cavolo, ha tirato. Cioè, finisce strattonato qua. Guarda come ha tirato, guarda. Cioè, guarda, allucinante. Ma ha tirato fortissimo da fermo. Ma non, e cioè, poi non quel, è possibile. Quel giro come ha fatto a prenderlo, non lo so. Irreale. Francesco Totti, segnano tutti i capitani. Totti dello Sigurezzi. Mamma mia. Buio pestissimo al Mapei Stadium. Mattiello, è zoppo. Fermato. Poi non è fallo questo. Direttore! Oggi l'arbitro ha detto che... Direttore! Oh, arbitro! Vediamo se li vede! Schiappa Florenzi! Vediamo se li vede! È degenerata completamente!
partita che diventa ignorantissima. Ma cosa vuoi? Tiago, scappa. Sono bravissimo a entrare sulla palla quando non voglio. È finita la caccia all'uomo. È finita qui e finisce qua 3-0. Segnano tutti. Devo dire una cosa, mi sono divertito tantissimo. Assolutamente. Perché sono successe delle cose incredibili, indicibili. Vedrete tutto nel video. Non so come lo editerò, in qualche modo ce la farò. Allora, intanto, prima di tutto, non guardiamo le statistiche, perché come avete visto c'è stato un problema tecnico. Quindi non sono assolutamente veritiere, perché con questo risultato no, sembrerebbe una roba schiacciante, quando in realtà non lo è stato. Comunque, no, è stata veramente due partite veramente belle. Sì, tirate. Cioè, è un pezzo, ti giuro, veramente è un pezzo che non giocavo delle partite così divertenti. Perché quando questo mi fa piacere. Quando giochi online, cioè, non ti diverti così, anzi, ti incazzi. Qui è stato veramente è vero. Bellissimo. Ma il fatto che senti l'altro che ci parli esatto, dà la carica. Assolutamente. Quindi, bene, niente, ragazzi. Luca, grazie di tutto, veramente. No, grazie a te, grazie bellissimo per la proposta, perché questo video nasce tutto da te, dato che stai facendo questa serie un po' con tutti. Quindi sono contento di essere stato selezionato fra i tanti, vuol dire che sto facendo. Arriveranno bene anche gli altri Brailers col tempo. Arriveranno anche gli altri Brailers, sì, sì, e lì ci sarà un po' alla volta. Io aspetto quella col green, perché ci sarà da ridere tanto. Preparo le bippate. Perfetto, ragazzi, io sono contentissimo di aver fatto questo esperimento con il caro Om. Noi vi salutiamo, se volete un altro video insieme a lui arriviamo a 2500 like, anche se è una cifra spropositata e incredibile. Se vuoi salutare anche te, ti lascio il finale del video, vai, fai tutto a te. Guarda te, se non deve cadere la chiamata adesso. Viene, mi ha messo giù il telefono. Ok, grazie Om. Dai, deve cadere adesso la chiamata, madonna.